Ad assistere a questa partita c'è anche Azeglio Vicini, ex commissario tecnico della nazionale maggiore dell'Under 21, che abita a Brescia, spesso anche a Cesena, che assiste a questa partita. Le squadre entrano in campo, l'arbitro di questa sfida arriva da Ferrara, si chiama Merchiori, i suoi assistenti sono il torinese Borzomi e il siracusano Intagliata. Per fortuna è smesso di piovere, sembra tenere benissimo il manto erboso del Rigamonti, evidentemente curato molto bene dalla giardiniere dello stadio. Gli spettatori saranno all'incirca 3.000-3.500, per la verità ne erano annunciati di più da Vicenza, si era parlato addirittura sui giornali di 2.000, ma è anche vero che il giorno feriale ovviamente ha impedito a molti tifosi delle Vicenza di essere presenti al Rigamonti. Intanto, se riusciamo a inquadrarlo, c'è uno striscione molto bello proprio nella tribuna opposta a quella centrale, che è di ottimo auspicio, esposto dai tifosi del Brescia, un bel risorgeremo. Questo ovviamente è l'auspicio dei tifosi del Brescia, confortato anche dalle novità a livello societario, dall'ingresso di una nuova proprietà. Eccolo qui, lo vedete sullo sfondo, risorgeremo con tanto di punto esclamativo. Davvero, molto bello, molto incoraggiante. Ripeto la situazione di classifica, la Vicenza in questo momento è terzo a un solo punto dalla promozione diretta, ma la Bologna ha già giocato ieri nell'anticipo, dunque in caso di pari aggancerebbe il Bologna, in caso di successo sarebbe al secondo posto da solo. Il Brescia ha 33 punti, a 7 punti della Cittadella che è terzultimo, ma soprattutto a 8 punti dal Crotone che occupa il quartultimo posto in classifica, quello che quantomeno consente di giocare il play-out. E il Crotone che gioca alla stessa ora questa sera una partita difficile ma in casa contro l'Avellino. Uno dei giocatori più rappresentativi del Brescia è sicuramente Scaglia, poi c'è il libico nato a Manchester Benali, uno che è sullo taccuino di diversi club di Serie A, ma in questa partita ci sono diversi giocatori che verranno osservati da club di Serie A con particolare attenzione. Mi riferisco al centrocampista della Vicenza Sbrissa, poi c'è Garcia Tena che è in prestito alla Brescia dalla Juve, la Juve lo sta facendo seguire costantemente, e poi nel Brescia ovviamente c'è Kmaidat, l'olandese di nazionalità marocchina, c'è lo stesso Benali e c'è il terzino sinistro Rasin Kouli, senegalese di Dakar, giocatore di eccellenti potenzialità. È pronto Merchiori a dare le via a questa sfida, sarà della Vicenza. La calcio d'inizio comincia Brescia-Vicenza, 38esima giornata di campionato dalla Rigamonti di Brescia. Fischia Merchiori, primo pallone giocato dalla Vicenza, l'apertura di Di Gennaro. Eccolo Paul Garcia Tena. Moretti. Brighenti. Difensore centrale. È diventato Brighenti con la tempo, non è di stazza imponente per essere un difensore centrale, tutt'altro, per questo motivo inizio carriera faceva il terzino, ma una grande esplosività, il Varese è andato in gol proprio di testa, e Marino con ottimi risultati lo sta schierando difensore centrale. Qui arriva il primo calcio d'angolo della partita a favore della Vicenza. Arrivano anche Brighenti e Manfredini all'interno dell'area di rigore. Pronto a calciare Di Gennaro. L'assisto è di Di Gennaro. Non è messo fuori, ma resta in attacco la Vicenza. Ancora Di Gennaro. Il sinistro teso, la deviazione di Coccola, grande parata di Arcari. Grande riflesso di Arcari sulla bellissima girata di Cocco. Molto bello anche le cross di Di Gennaro. Era stato anticipato di Cesare, arriva il secondo calcio d'angolo della partita a favore della Vicenza, partita forte la squadra di Marino. Parte Di Gennaro, pallone deviato, era una buona sponda, una buona torre, nessuno però è riuscito ad approfittarne. Anticipato Caracciolo, Cocco. Si era proposto Giacomelli, lo serve Cocco, Giacomelli in area di rigore, cerca il guizzo, è circondato però da avversari. Dal fondo Giacomelli,
pallone deviato, altro calcio d'angolo, il terzo per il Vicenza, grande avvio della squadra di Marino. Anche da sinistra va a battere Di Gennaro, ovviamente lo farà in modo diverso rispetto a quando calcia con il sinistro a rientrare da destra. Parte Di Gennaro, il pallone era diretto ad Arcari che forse aveva anche chiamato il pallone, viene messo fuori Di Gennaro, lo rimette in mezzo, pallone pericoloso al limite, riuscito ad allontanare qua Giotto, poi lungo retropassaggio per Vigorito. Non era titolare all'inizio stagione Mauro Vigorito, poi si è trovato a giocare dopo l'espulsione della sua collega, si è proposto subito ottimi livelli, conquistando la fiducia di Marino, sta facendo una grande stagione. Manfredini, uno dei leader della Vicenza, anche se è arrivato a gennaio, di grande personalità. Laverone avanza a Sampirisi. Di Gennaro, Moretti, Di Gennaro, Manfredini, Giacomelli, Di Gennaro, il tocco di Garcia Tena per Giacomelli che viene anticipato, il rilancio di Zambelli, attaccato a Benali, va giù, calcio di punizione già battuto, Kmaida, Caracciolo, c'è bene dal fuorigioco Sestu, tocco di Quaggiotto, Kmaida, Colì, due difensori centrali della Brescia, Di Cesare e adesso Antonio Caracciolo, Zambelli, fallo di Garcia Tena, c'era stato il guizzo di Sestu, calcio di punizione a favore del Brescia. Questo è l'intervento regolare dello spagnolo, va giù Sestu, corretta l'interpretazione di Marchiori. Calcio di punizione affidato alla capitano del Brescia Zambelli, all'indietro per Antonio Caracciolo, Di Cesare, Caracciolo, Zambelli, è stato Giacomelli a mettere in fallo laterale. Pallone verso Andrea Caracciolo che la prolunga di testa, non è riuscito ad agganciare il pallone Benali che si era inserito bene, si batte Cocco, fermato da Caracciolo, prova a riprendersi il pallone, lo fa con la collaborazione di Sbrissa che viene toccata in modo falloso, calcio di punizione per il Vicenza. Moretti, grande stagione quella di Moretti, stasera non sta benissimo, ha avuto l'influenza nei giorni scorsi, è stato imbottito di antibiotici. Senza Cinelli Marino davvero non poteva rinunciare anche a Moretti. Fa girare palla alla Vicenza, si chiude bene il Brescia però. Maida. La sponda di Benali. Mette ordine Kmaida, Benali, pallone fuori misura per Caracciolo, il rilancio però arriva in una zona disabitata da giocatori della Vicenza, con i piedi Arcari la mette sui piedi di Di Cesare. Bella palla in verticale di Di Cesare, leggermente lunga, la prende Vigorito. Manfredini, che Manfredini è stato in dubbio, in allenamento ha preso una botta al piede, avanza Sampirisi, Brighenti, Manfredini, Moretti, sale Manfredini, Garcia Tena, il tocco troppo tenero dello spagnolo, ma sul rilancio di Quaggiotto non può arrivarci Caracciolo. Rizia il dribbling, Sbrissa, perde il pallone, attenzione a Benali che è partito, zona tiro, Benali, l'apertura a sinistra, il cross in mezzo, Caracciolo di testa, rete!
Caracciolo, Brescia in vantaggio. Vediamo l'azione avviata da Benali, poi grande cross di Sesto, gran colpo di testa di Caracciolo, l'attaccante vero, quel sicuramente va considerato anche adesso che non è più giovanissimo l'Airone. Gran gol di Caracciolo, Brescia in vantaggio. Era partito forte il Vicenza, ma la prima occasione ha colpito la squadra di Calori. Si riparte. Moretti, apertura per Laveroni, Sampirisi, ecco qui Pasquale Marino, l'allenatore che sta facendo benissimo la guida della Vicenza. Palla in verticale per Giacomelli, la reazione del Vicenza, ha fermato Giacomelli, subentra Garcia Tena, da un suo errore è nata l'azione che ha portato al gol. Non è riuscito a tenere il pallone in gioco qua Giotto, si riparte con la rimessa laterale a favore del Vicenza. Con le mani Paul Garcia Tena. Si mette con Moretti. Cocco, spalla alla porta. Va giù. C'è fallo di Antonio Caracciolo, calcio di punizione per la Vicenza. E da lì può far male Moretti, uno dei tiratori più forti del campionato di Serie B. Si avvicina anche Giacomelli. Due opzioni per il Vicenza, o Giacomelli o Moretti. Da come sono posizionati sembrerebbe più Giacomelli, anche se Giacomelli potrebbe anche giocare a due e favorire la botta forte di Moretti, e infatti così dovrebbe essere. Giacomelli è pronto a toccare corto per Moretti, 4 in barriera piazzati da Arcari. Parte Moretti, il destro, palla deviata che si impenna, resta tra i pali Arcari, cerca di prenderla Cocco, insiste la Vicenza, sul pallone c'è Brighenti, lascia sfilare, rimessa in zona d'attacco per la squadra di Marino. E invece no, perché l'assistente dell'arbitro intagliata ha visto una deviazione e dunque la rimessa laterale spetta alla Brescia, se ne incarica Colì. Sul rimpallo può scattare il contropiede del Brescia, ancora Benali, cerca la verticalizzazione, grande idea di Benali, pallone che non passa di un soffio, si era proposto Sestu. Di Gennaro, Giacomelli, subito va in sovrapposizione Garcia Tena, spagnolo punta Zambelli, litiga un po' con il pallone e lo regala al capitano del Brescia che fa ripartire l'azione dei suoi. Sestu, Caracciolo largo a destra, con il sinistro, bella apertura di Caracciolo, prova ad arrivarci Scaglia, ma in progressione Scaglia, l'azione che predilige, accelera Scaglia, arriva sul fondo, la mette in mezzo, Brighenti a chiudere. Bella partita, il Vicenza aveva assunto subito l'iniziativa, ma il Brescia va alla grande quando riparte. Conferma insomma di quello che si sosteneva, squadra è stata indiscutibilmente penalizzata dai problemi societari, ma altrettanto indiscutibilmente di buone potenzialità, quantomeno da metà classifica. Chiusura di Brighenti. Kmaidat. Benali. Cross di Sesto, ancora a cercare Caracciolo, Vigorito. Ben ottima presa. Sampirisi, Laveroni, Sampirisi, imposta di Gennaro, è libero Moretti nel cerchio di centrocampo, subito l'apertura a sinistra per Giacomelli, è andata in sovrapposizione Garcia Tena, la sterzata di Giacomelli che può impostare, di Gennaro, non è granché il controllo del talentuoso numero 21 della Vicenza, scatta ancora il contropiede del Brescia, ma incontro Caracciolo per impostare, Benali,
Sestu punta a Sampirisi, le finte di Sestu, non la molla a Sampirisi dal fondo, Sestu vigorito, tocca il pallone quel tanto che basta per mandare fuori causa Caracciolo. Moretti sbrissa Laveroni, Moretti, scattato Giacomelli, l'ha visto Moretti, grandissima apertura di Moretti, bravo a chiudere Zambelli, non ci arriva Arcari. Corner numero 4 a favore del Vicenza. La bandierina di Gennaro, in essere della Vicenza a saltare all'interno dell'area di rigore, ancora calcio d'angolo, 5-0 gli angoli per Vicenza. Se ne sono andati i primi 13 minuti di partita e la Brescia in vantaggio per 1-0, ha segnato Caracciolo. Parte di Gennaro, nella sua traiettoria il pallone è uscito, si ripartirà con la rimessa dal fondo per la Brescia. Me la riancio Arcari, ...36 anni, Michele Arcari, alla Brescia dal gennaio 2006 quando fu acquistato dalla Pro Patria. Moretti, apertura per Sampirisi, arriva in anticipo nei confronti di Scaglia, poi Laverone, pallone in mezzo, ancora Laverone che prova a partire, chiude Colin, fallo laterale. Deviato il cross al fondo, ancora angolo per il Vicenza, diventano 6 neanche 15 minuti. Di aspettare Manfredini, sta arrivando all'interno dell'area di rigore, è pronto Giacomelli, in testa di Giacomelli la parabola proprio a cercare Manfredini che non è riuscito ad arrivare, poi può scattare il contropiede della Brescia, molto alta la difesa della Vicenza, pallone tenuto in gioco da Sestu, si era proposto addirittura Antonio Caracciolo. Con le mani Garcia Tena, attaccato lo spagnolo, se ne va, poi un brutto sinistro fuori dalla portata di Cocco, non c'è il rimpallo Antonio Caracciolo, Andrea Caracciolo fa proseguire, una palla distante per Sestu, apre Manfredini, avanza Sampirisi, lo accompagna Sbrissa, pallone indietro per Di Gennaro, Moretti, Garcia Tena, a sostegno c'è Giacomelli che riceve, a cercare il guizzo Giacomelli, si accentra, tunnel, Giacomelli, zona tiro, Giacomelli, la conclusione è deviata, palla ancora in calcio d'angolo, settimo angolo in 16 minuti a favore del Vicenza, bella giocata di Giacomelli. Tutto l'angolo, scavalcato Sampirisi che era sulla traiettoria, pallone rimesso in mezzo, lontana Sestu, Di Gennaro, Garcia Tena, Di Gennaro, il pallone per Cocco, spalla alla porta, centravanti Sardo, la gioca male regalando il pallone agli avversari, contropiede il Brescia con Caracciolo, Sestu, Caracciolo, va dentro Benali, Caracciolo però ignora, attende rinforzi e poi decide di toccare indietro per Di Cesare. Antonio Caracciolo, Di Cesare,
Avanza Quaggiotto. Ancora Antonio Caracciolo. A cercare Andrea Caracciolo. Chiude Brighenti. Lancio di Sampinisi, prova ad arrivarci Cocco, sono in vantaggio i difensori centrali del Brescia. Mai dat. Gran piede, quello del marocchino nato in Olanda, Enschede. Con mani Zambelli. C'è un giocatore del Brescia però che ha problemi, e allora Merchiori, problema liquide, consente allo staff medico della Brescia di entrare sulla terreno di gioco. E questo è l'allenatore della Brescia, Alessandro Calori, passato alla storia del calcio italiano per quel gol nel maggio del 2000 che cambiò i destini di uno scudetto che sembrava assegnato alla Juve. Gol di Calori consentì al Perugia di battere la Juve e la Lazio di vincere lo scudetto. Niente grave per Benali. Il libico nato a Manchester si rialza, anche se no, va verso la linea del fallo laterale, vediamo. Poi i giocatori si stanno scaldando nella panchina della Brescia. Per il momento però nessun cambio. Con le mani Zambelli. Scaglia. Antonio Caracciolo. Pallone fuori dalla portata di Sestu, che prova ad arrivarci ugualmente, salendo di fatto sulle spalle di Manfredini. Di Gennaro si è molto abbassato al ritmo della partita, che è stato piuttosto alto nei primi 7-8 minuti. Di Gennaro. Garcia Tena. Giacomelli. Ancora Giacomelli. Sesto, non passa il pallone. Il tackle da parte di Zambelli, poi il sombrero di Benali, anticipato Caracciolo, ottimo intervento di Brighenti che poi regala il pallone agli avversari. C'è un po' di confusione, alla fine risolve Manfredini. Laverone. Moretti. Parte Moretti, chiede 1-2, all'indietro Cocco, avanza Sbrissa, apertura per Sampirisi. Laverone. Adesso Di Gennaro. Azione prolungata del Vicenza. Le Brescia, a parte Caracciolo, è tutto dietro. Giacomelli. Moretti. Manfredini. Garcia Tena. Moretti. Si muove Giacomelli, invoca il pallone della Verona a destra, va incontro Cocco. Pallone per Sbrissa. Laverone. Sbrissa, buona combinazione. Sbrissa cerca il dribbling, lo attacca Colì, grande giocata, palla in mezzo per Cocco, la prende Arcari. Bella azione del Vicenza, che ha avuto molta pazienza e alla fine ha trovato la verticalizzazione giusta. Grande giocata di Sbrissa, davvero niente male la ragazzina della Vicenza, classe 96, tra l'altro un paesano di un altro ex centrocampista di gran talento che poi è diventato famoso soprattutto come allenatore, Sbrissa di Castelfranco Veneto, come Francesco Guidolin. Colì attaccato, la guadagna rimessa con le mani. Siamo nel 22esimo minuto del primo tempo alla Rigamonti, Brescia in vantaggio per 1-0 sulla Vicenza. Sestu costretto a retrocedere sulla pressione degli avversari, difende bene il pallone Sestu, si muove davanti Benali. Sesto arriva quasi in zona tiro, prova a piazzare con il piattone, colpisce in modo maldestro. Garcia Tena per Manfredini. Sampirisi. Sbrissa. Giacomelli. Manfredini.
Giacomelli, con il ritorno di Manfredini era un po' sporco, Giacomelli lo tiene in campo, poi è indietro per Vigorito. Brighenti, Garcia Tena, malinteso con Cocco che andava incontro, un gesto di stizza all'attaccante sardo. Antonio Caracciolo, piattone di Arcari, palla scivola fuori, c'è la rimessa laterale a favore del Vicenza con Garcia Tena. Moretti avanza, Brighenti, Sampirisi, Laverone, porta palla Laverone, poi scarica su Moretti, è partito Garcia Tena a sinistra e pallone di Moretti per lo scatto dello spagnolo che viene chiuso però molto bene questo intervento in copertura di Zambelli, poi Moretti a chiudere, rimessa laterale per il Brescia. Campanile di Zambelli, Colì, Scaglia, Maidat, altra grande apertura per Caracciolo, cerca il guizzo Caracciolo, Zambelli fa girare palle le Brescia, qua Giotto per Maidat, Scaglia, sovrapposizione di Colì, palla dentro per Benali, il guizzo di Benali in area di rigore, Benali parte il tiro, rete, gran gol di Benali, 2-0. Grande azione. Il risultato clamoroso alla Rigamonti. Brescia in vantaggio, Vicenza. Brescia in questo momento a 6 punti dalla zona salvezza, con 4 partite oltre a questo ovviamente da giocare. Sampirisi, Brighenti, lancio di Di Gennaro, sporca il pallone Zambelli per chiudere su Giacomelli. Per il Vicenza arriva l'ennesimo calcio d'angolo, 8 angoli a 0 per il Vicenza, ma la Brescia vince 2-0. La bandierina di Gennaro, teso il sinistro ma nessuno ci arriva, insiste però il Vicenza, altro cross, Arcari, troppo sulla portiere, palla tesa, troppo su Arcari che non ha avuto difficoltà a bloccare. Vicenza ha preso subito l'iniziativa, ha avuto una grande occasione con Cocco, c'è stata la parata super di Arcari, però ogni qualvolta la Brescia riparte, c'è la sensazione che la Vicenza stasera sia un po' allegro in difesa, cosa che ovviamente non appartiene alla squadra di Marino, che invece ha dato dimostrazioni in questo campionato di grande solidità, è come se inconsciamente la Vicenza fosse scesa in campo nel momento di trovare poca opposizione da un avversario che è in palese difficoltà, almeno così dice la classifica, palese difficoltà ovviamente anche e soprattutto a causa della penalizzazione. Sampirisi, Laverone, Sampirisi, Brighenti, Manfredini, gira Di Gennaro, Brighenti, Di Gennaro, larga per Garcia Tena che non se l'aspettava e non riesce a tenere il pallone in campo. Adesso c'è un attimo di confusione nel Vicenza, anche se la partita è lunghissima,
sono 18 minuti da giocare nel primo tempo e tutto il secondo tempo. Il Brescia è in vantaggio per 2-0. Sesto tocco di Zambelli per Kmajdat, scaglia all'indietro Di Cesare, c'è spazio per Colì a sinistra, può avanzare il senegalese, prende posizione al limite, Caracciolo che va sul pallone, il controllo di petto di Caracciolo, poi prova il volo, è stata una grande giocata, riesce solo parzialmente, buono il controllo, non il tiro di sinistro. Riparte la Vicenza, Sampirisi, Brighenti, Vigorito, Manfredini, rischia Manfredini tra due avversari, poi se la cava con l'esperienza il difensore di Ferrara e allarga a beneficio di Garcia Tena. Di Gennaro prova a scuotersi la Vicenza, lancio di Gennaro e fuori misura, di testa Colì, chiude Brighenti, Sampirisi, Di Gennaro, Sampirisi, Manfredini, Sampirisi, fatica la Verona e riesce a tenere il pallone in campo. Vicenza dà la sensazione di aver accusato la botta del secondo gol della Brescia, aveva tutto sommato assorbito bene il primo gol, adesso accusa un po' il colpo, comunque attacca con Cocco, chiusura di Colì, rimessa in zona d'attacco per il Vicenza. Di Gennaro, pressato, costretto a scaricare all'indietro per Manfredini, buono il controllo. Intervento qui sul pallone, dedicato a regolare l'intervento di Di Cesare che prova a trasformare l'azione in offensiva, si improvvisa alla sinistra, va dentro per lo scatto di Caracciolo, su di lui c'è Manfredini, due si conoscono bene, sono sfidati tante volte a livello di Serie A. Il cross di Caracciolo, non rischia la presa Vigorito, poi riconquista palla il Vicenza, qui c'è fallo molto vicino a Marchiori, punisce l'intervento, calcio di punizione. Fallo di Kmajdat, già era stato sbilanciato soprattutto da Scaglia. Sbrissa, lo scatto di Cocco all'interno dell'area di rigore, Cocco al tiro, poi sulla deviazione Colì, intervento sporco, ancora un errore, Giacomelli sul pallone, l'uscita di Arcari in anticipo sull'attaccante, grande tempestività e anche grande coraggio da parte di Arcari sulla pallone apparentemente innocuo, si stava complicando tantissimo la situazione e la Brescia intanto si è fatto male a un braccio Arcari in uno scontro con Giacomelli. Marchiori consente l'ingresso allo staff medico questa volta della Vicenza, seconda interruzione, questo dovrebbe portare a due minuti di recupero a fine primo tempo. Siamo nel 31esimo minuto, indicazioni di Alessandro Calori suoi. Interruzione per questa infortuna Arcari, adesso l'impatto con Giacomelli c'è stato, probabilmente è stato colpito con i tacchetti sull'abbraccio Arcari. Si riparte, ma il gioco è stato fermo per un minuto e mezzo per questo infortunio Arcari.
quasi due minuti di interruzione, si riparte con Amoretti che restituisce palla agli avversari. 13 minuti alla fine del primo tempo, ma ovviamente ci sarà del recupero. Chiaramente senza fretta Arcari, ora che la Brescia è in vantaggio di due gol. Di testa Manfredini, Moretti, Garcia Tena, rilancio di Vigorito, Sampirisi, avanza Sampirisi, scambiato una sbrissa, Sampirisi, Laverone, Sampirisi cerca soluzione di forza, Sampirisi, il cross è deviato e arriva il calcio d'angolo numero 9 per il Vicenza. Davvero singolare situazione statistica, 9-0 gli angoli per il Vicenza, 2-0 il punteggio per il Brescia. Battuto l'angolo, cross di Laverone, pallone prolungato, deviazione, questa volta è rimessa dal fondo, dice l'arbitro. Sì, perché è stato Cocco probabilmente a toccare per l'ultimo, comunque sì, un giocatore del Vicenza. E Arcari guadagna i soliti secondi preziosi prima di andare alla rivancia. Ecco qui, sì, non c'è stata nessuna deviazione dei giocatori del Brescia su questa azione. Tecle di sbrissa e falloso, calcio di punizione comandato da Merchiori che era molto vicino all'azione. Vediamo, sì, in ritardo sbrissa, stende Sesto, cercava il pallone, lo sposta Sesto e allora sbrissa, colpisce l'avversario, corretta anche in questo caso l'interpretazione dell'arbitro. C'è Scaglia sulla pallone, sono saliti ovviamente Antonio Caracciolo e Di Cesare. Parte Scaglia, palla tesa sotto porta, Vigorito ancora con i pugni. Lascia aspirare il pallone Kmaidat. La rimessa laterale per il Brescia, è pronto Zambelli. Testa Caracciolo, scambiato con Benali, poi pallone per Scaglia che prova il volo, Mancino, buon piede, tentativo coraggioso, ma palla distante dalla porta della Vicenza. Garcia Tena, Manfredini, Moretti, Laverone, pallone riconquistato dalla Brescia, Kmaidat per Quaggiotto, tocca favorire l'inserimento di Zambelli, in zona c'è Andrea Caracciolo, Zambelli all'indietro, Quaggiotto profondo, chiude Manfredini, Benali, altra bella giocata del centrocampista nato a Manchester, Colì, Scaglia, Kmaidat. Qui c'è fallo, fallo di Brighenti e calcio di punizione a favore della Brescia. Batterà Scaglia, anche se in zona resta Kmaidat, adesso però si allontana. Poi si allontana anche Scaglia. Vediamo alla fine chi batte. Sesto.
Pallone calibrato male con una palla direttamente sul fondo. Sampirisi, Brighenti, Sampirisi, palla in verticale per Cocco, Sampirisi, mi fa spazio alla Verone, pallone per Di Gennaro, il retropassaggio è un regalo a Caracciolo, pallone che diventa buono per Quaggiotto, spinge Quaggiotto, va in percussione, accelera Quaggiotto, arriva in zona tiro, grande giocata, Quaggiotto al limite, Quaggiotto! Alla fine si allunga il pallone dopo però una grande accelerazione. È ripartito il Vicenza con Moretti, anticipato Cocco. Adesso è Sestu che parte. Benali, pallone di ritorno per Sestu, la cross a cercare Caracciolo, allontana Brighenti. Kmaidat, Benali, ancora verso Caracciolo, pallone che non arriva, comodo disimpegno di Sampirisi su Vigorito. Garcia Tena, Moretti, avanza Sampirisi, palla in verticale di Sbrissa, non ci arriva la Verone. Colì, Kmaidat, pressato Scaglia, perde il pallone, prova a riconquistarlo commettendo fallo. Questo è il fallo di Scaglia, danni da Verone, calcio di punizione per il Vicenza che da un po' di minuti fa fatica a riaffacciarsi nell'area di rigore avversaria. Sei minuti, ma ce ne dovrebbero essere un paio di recupero alla fine del primo tempo. Di Gennaro sul pallone. Il Vicenza reduce da tre successi consecutivi per 1-0. Brighenti parte da posizione molto larga e anche piuttosto arretrata. Adesso prova dentro, il pallone a cercare proprio Brighenti, vedono nel fuorigioco quelli del Brescia, lo chiedeva anche Calori, Brighenti comunque non riesce a intervenire, si riparte con la rimessa laterale per il Brescia. La pressione fallosa di Giacomelli, gesto di stizza dell'attaccante esterno che rischia la munizione, se la cava con un richiamo verbale da parte di Merchiori. Si riparte con il calcio di punizione per il Brescia, lo batte Arcari. Anticipato Caracciolo, poi le riprende l'airone, Sbrissa in verticale, non parte Cocco, Moretti con il petto, Brighenti, Sampirisi, Di Gennaro, Brighenti, Sampirisi, Brighenti. Questo è un po' di fluidità in questo finale di primo tempo, il gioco del Vicenza. Adesso ci prova Cocco, capisce tutto Colì. Qui c'è fallo, applica il vantaggio all'arbitro, poi decide di fermare anche perché ci sarà sanzione disciplinare, è ammonito Scaglia. Primo ammonito la partita, Luigi Alberto Scaglia, 28enne, tornato alla Brescia dove era cresciuto nel vivaio nell'estate 2011 della Cremonese, la sua stagione migliore 2010-2011 alla Torino con 2009-2010 alla Torino con Colantuono, promozione in Serie A sfiorata, persa soltanto nella finale playoff. Tre minuti per recupero alla fine del primo tempo, Brescia in vantaggio per 2-0, gol di Caracciolo al settimo,
bello il colpo di testa, bellissimo il raddoppio di Benali al 24esimo. Si propone Di Gennaro, palla dentro dove non c'è nessuno, allontana Di Cesare. Saranno 3 i minuti di recupero, direi una decisione corretta, perché sono state 2 interruzioni, ma quella di Arcari ha portato via di fatto 2 minuti, 1 minuto la prima, dunque 3 minuti ci stanno tutti. Moretti, possesso palla allargamento a favore del Vicenza, che già aveva più possesso palla inizio partita, poi dopo 7 minuti si è trovato a inseguire, chiaramente questo ha acuito la differenza. Chiusura di Gennaro, fa scivolare palla fuori, la rimessa laterale è a favore del Brescia con Zambelli. Prova l'inserimento Benali, chiude in Tegel Brighenti e la pallone che dovrebbe essere andato in calcio d'angolo, infatti arriva il primo angolo della partita a favore del Brescia, ne ha battuti 9 il Vicenza. La bandierina scaglia con il suo sinistro a rientrare. Parte Scaglia, l'uscita di Vigorito, lontana di pugno. Più arretrato della Brescia Zambelli che la prende di testa. Benali. Passa di Benali, ottimo controllo di Moretti. Brissa, Sampirisi, Brighenti, Di Gennaro, Moretti, Di Gennaro, Giacomelli difende il pallone dall'attacco di Zambelli, poi colpisce malissimo e allora può recuperare Colì. Cercare Caracciolo anticipato da Brighenti. Numero di Kmaidat. Scaglia. Colì. Attaccato da Cocco all'indietro per Arcari. Il rilancio di Arcari diventa un invito per Sesto, ma si alza la bandierina di Borzomi, l'assistente di Merchiori, numero 1, e calcio di punizione a fuori del Vicenza. Ripartito il Vicenza, Sbrissa, Di Gennaro, arriva la conferma che saranno 3 minuti di recupero. Manfredini, si avventura nel campo avversario a Manfredini, lo insegue Caracciolo, Di Cesare in anticipo su Cocco, Caracciolo, contropiede della Brescia con Sestu, è partito Benali che si propone, Sestu in zona tiro, Sestu cerca il pallonetto, palla alta sopra la traversa, Brescia addirittura vicino al terzo gol. Ma è un Vicenza troppo tenero nell'opporsi alle ripartenze dei giocatori di Calori. L'assisto di Sestu, la palla che è terminata alta sopra la traversa. Poco più di 2 minuti alla fine del primo tempo. Garcia Tena, Moretti, pressato Moretti all'indietro per Manfredini, anticipato Di Gennaro, intervento di Sestu, scarica su Benali, posizione regolare, Benali, esce Vigorito e salva la Vicenza, lo tiene in partita, ma ha avuto 2 occasioni per andare sulla 3-0 e la Brescia clamorosa questa. Benali, grande uscita di Vigorito. Cocco, Sbrissa, Sampirisi, 1.40-1.30 alla fine del primo tempo. Laverone, inserimento di Moretti, uno di quelli che può inventare, chiuso però da Antonio Caracciolo, e qui si alza la bandierina dei Borzomi, fuori gioco di Caracciolo, di Andrea Caracciolo, e calcio di punizione a favore delle Vicenze. Poco più di un minuto alla fine del primo tempo. Di Gennaro in verticale a cercare Giacomelli, regolare la posizione, chiedeva il fuorigioco Zambelli. Garcia Tena, Moretti,
Sbrissa, la li potrebbe anche calciare. Ci prova Sbrissa, si oppone Scaglia, rimessa in zona d'attacco per il Vicenza. Ultimo minuto del primo tempo. Vicenza in massa in avanti. Parte un cross basso che Maidat mette fuori. Nel seguimento del pallone c'è Breghenti. Meno di 30 secondi alla fine del primo tempo, l'ultima azione della prima parte di gara. Manfredini, controllo di Laverone, arriva a sostegno Sampirisi, va dentro Giacomelli, il cross a cercare il numero 10, Zambelli mette fuori, non è finita, insiste la Vicenza, ma mancano 10 secondi alla fine del primo tempo. Qui c'è deviazione, rimessa laterale a fuori della Vicenza, ma sta scadendo il terzo minuto di recupero. Rimane Giacomelli a cercare Cocco, anticipato Antonio Caracciolo, fischia l'arbitro, finisce il primo tempo. Le squadre vanno alla riposo con un risultato sorprendente, 2-0 per il Brescia. Se andiamo a pesare le palle gol, due gol di vantaggio del Brescia, ci stanno tutti i gol. Settimo Caracciolo, gran colpo di testa, 24esimo, splendido gol di Benali, super spot. Sì, no, di B ogni tanto me ne faccio qualcuna. Dall'intensità del riscaldamento probabilmente non subito a inizio secondo tempo, ma è chiaro che Marino qualcosa deve cambiare, perché dopo i primi 5 minuti praticamente il Vicenza non si è visto. Tra i giocatori che si sono scaldati, comunque quello che l'ha fatto con un po' più di intensità è proprio Antonino Ragusa. Chissà che non sia lui, magari già al primo minuto del secondo tempo, entrare in campo. Cercavo di scoprirlo tra poco. Prima c'è il super spot, prima del secondo tempo, di Brescia-Vicenza. Tutti hanno un lato twist e io so come accenderlo. Crodino Twist, dai un twist all'Happy Hour. Abbiamo un problema. La nuova Polo è ancora più tecnologica, ma ha sempre lo stesso prezzo. Lo sapevate? Sì. Oh, allora voi avete un problema. Siete pazzi. Nuova Polo, ancora da 10.900 euro. C'è Alessio Vita, che si è già liberato della tuta e potrebbe entrare all'inizio del secondo tempo. Ragusa continua a discutere. Credo che almeno un cambio lo vedremo inizio secondo tempo per Vicenza, se non addirittura due. Allora arriva la conferma nel Vicenza, fuori Sbrissa e dentro Alessio Vita, che caratteristiche più offensive, eccolo qui, rispetto a Sbrissa che nel primo tempo ci ha regalato una giocata davvero di grande livello. Classe 96 Sbrissa, classe 93 Vita. Squadre rientrano, nessun cambio invece nel Brescia. Brescia in vantaggio di due gol. Questo è il primo gol, sesto per Caracciolo, gran colpo di testa, 1-0, tutti e due i gol sono stati molto belli, e questo è il raddoppio di Benali, grande inserimento, buca la difesa del Vicenza, qua di sinistro batte Vigorito. Allora per il momento Ragusa rimane in panchina, Vita alla posta di Sbrissa. Brescia con il 4-3-2-1, Arcari in porta, Zambelli, Caracciolo, Di Cesare con l'indifesa, Benali, Kmaidat e Quaggiotto a centrocampo, Sestu e Scaglia dietro Caracciolo prima punta. Adesso il Vicenza con Vigorito in porta, difesa con Sampirisi, Breghenti, Manfredini, Garcia, Tena, centrocampo con Vita, Moretti e Di Gennaro, in attacco Laverone, Cocco e Giacomelli. Comincia il secondo tempo. Maidat, Scaglia, Di Cesare all'indietro per Arcari,
primo tempo Arcari è stato determinante sullo 0-0 in avvio con una grande parata su una splendida girata di Cocco. Di Gennaro sbaglia la verticalizzazione, cercava Garcia Tena. Benali in verticale per Caracciolo, ha cercato di metterla in mezzo dove si era proposta, grandi falcate qua Giotto, pallone deviato in fallo laterale. Cross in aria, cercato l'intervento sul primo palo Sestu, poi palla messa fuori. Comunque è un Brescia che conferma di essere in grande serata. Con mani Zambelli, però non è ancora in campo. Il rilancio di Moretti, chiude Colì. Buona difesa del pallone da parte di Scaglia che carica il sinistro, conclusione deviata, sarà calcio d'angolo nel secondo corner a favore della Brescia contro 9 battuti dalla Vicenza. La bandierina Scaglia, palla sul primo palo, il tre più arretrato della Brescia è Zambelli. Arcari con qualche brivido di testa, Colì sul Laverone. Scaglia ha spazio per avanzare, largo a sinistra si propone Sestu, forse di Sestu deviato, allontana la Verone. Colì sbaglia l'appoggio, poi Colì rimedia parzialmente subita chiudendo in fallo laterale. Vita Sampirisi, cambia Brighenti, sale Garcia Tena, lascia sfilare il pallone giocato da Giacobetti. Moretti, altra apertura perfetta a cercare la Verone, prova a disorientare Colì, si è perso l'attimo buono la Verone per andare a cross, quando ci prova Colì lo chiude, arriva il decimo calcio d'angolo per il Vicenza. Dalla bandierina Giacomelli, scintille nell'area piccola con Manfredini che prova a liberarsi, con l'inseguimento del pallone Arcari costretto a desistere perché il pallone è buono per Garcia Tena che calcia malissimo. Sera taccia fin qui per lo spagnolo. E Arcari con la solita calma al rilancio dal fondo. Siamo nel quarto minuto della ripresa, Brescia in vantaggio per 2-0 sulla Vicenza. Brescia che mastica amaro per non aver sciupato nel turno precedente l'occasione in casa con il Cittadella. In caso di successo sarebbero decisamente aumentate le chance, che al momento per questioni di classifica sono piuttosto basse, di agganciare quantomeno la zona play-out. Quali danni di Colì? Lo ha commesso la Verone, calcio di punizione. Pronto un cambio nel Brescia, uscirà Benali, al suo posto dovrebbe entrare Victor da Silva. Garcia Tena, Moretti, pallone morbido di Moretti, non passa però. Cocco riceve la Verone. Sampirisi, largo a destra c'è Vita. Sampirisi, si chiude tutto il Brescia lasciando davanti il solo Caracciolo. Manfredini controlla male Moretti, alimenta l'azione offensiva però di Gennaro, il sinistro è di Gennaro, palla che non passa, allontanato Antonio Caracciolo, poi il tocco di Kmaidat, Quaggiotto contropiede del Brescia, avanza Quaggiotto, grande progressione,
l'apertura di Quaggiotto, che ha fatto tutto bene. Pallone per Scaglia, il controllo di Scaglia non è perfetto, ma può andare ugualmente al cross. Poi decide di puntare Sampirisi, scavalcato del portiere, e c'è il colpo di testa di Caracciolo con palla di poco fuori. Ancora occasione per il 3-0 per il Brescia. Fuori Benali, l'autore del gol del 2-0. Ha giocato una grande gara, al di là del gol bellissimo realizzato Ahmad Benali, libico nato a Manchester, doppio passaporto inglese e libico, arrivato nell'estate 2012, lasciato andare via dal Manchester City, che evidentemente non credeva più in lui. Magari non sarà da Manchester City, ma sicuramente un giocatore che nella serie italiana può fare molto bene. Al suo posto entra un altro grande talento, Victor da Silva, ventenne, trequartista in prestito dal Chievo, giocatore che ha fatto grandi cose nella primavera del Chievo, che piace a tantissimi club, Juve, Roma in particolare. Proprio da Silva la gioca per Caracciolo, pallone per Khmaidat con il destro, non è il suo piede, calcia discretamente, palla fuori. Comunque, con tutto questo talento, davvero non si capisce come la Brescia sia in questa posizione di classifica. Moretti non ci arriva, Sampirisi, con le mani Colì, Khmaidat pressato all'indietro per Di Cesare, rilancio di Arcari, con le mani Sampirisi, Brighenti all'indietro per Vigorito, Manfredini, Sampirisi, verticalizza Manfredini, fa girare palla Cocco, prende velocità Giacomelli, la chiusura di Da Silva, poi il lancio di Khmaidat finisce sui tacchetti di Da Silva, per poco non diventa un assist involontario a beneficio di Giacomelli, che qui va a recuperare il pallone scaraventando giù l'avversario. Calcio di punizione comandato da Marchiori. Pallo nitto di Giacomelli ai danni di Quaggiotto. Otto minuti e mezzo dall'inizio della ripresa, sempre 2-0 per il Brescia. Lancio di Arcari, di testa Brighenti, pronto un altro cambio nella Vicenza, sta per arrivare il momento di Ragusa prendere il posto di Garcia Tena, fuori un esterno offensivo, fuori un esterno difensivo, dentro un esterno offensivo, chiaramente Marino tenta il tutto per tutto. Questo fallo di Scaglia, si riparte con il calcio di punizione a favore della Vicenza. Ecco il cambio, finisce qui una prova deludente, quella di Paul Garcia Tena, giocatore che la Juve ha scuato nell'Espagnol in prestito alla Vicenza. Alla sua posto entra Antonino Ragusa, che chiaramente non giocherà nella posizione di Garcia Tena, ma va a prendere posto tra i tre davanti, largo a destra. Rimane a sinistra Giacomelli, Vita, va a fare l'Avirone, il terzino, ruolo che qualche volta anche occupato, non è una novità per il numero 27 che qui recupera il pallone. Cross di Laverone a cercare Cocco che va giù, Arcari scavalcato, porta vuota, e Giacomelli la mette fuori. Grande occasione per Giacomelli, per il Vicenza, di riaprire la partita. Non era facilissimo comunque per Giacomelli. Thank you.
chiaramente Sampirisi adesso è andato a fare il terzino sinistro, la Verone fa il terzino destro, così ha ridisegnato la difesa Marino, che in attacco schiera Ragusa a destra, sempre Cocco punta centrale, gioca meglio a sinistra. Ragusa cerca la Verone, attaccato, perde il pallone, il tacco di Sesto, recupera la Verone, Tegel di Sesto, la palla è ancora in campo, nuovamente il contrasto con la Verone, la palla che non esce, poi la Verone steso, calcio di punizione per il Vicenza. Vita a cercare Giacomelli, gran numero di Giacomelli, se ne va Giacomelli, arriva nella zona tiro, al limite Giacomelli, parte il tiro, la palla accarezza il palo e va sul fondo. Due occasioni per Giacomelli nello spazio di 120 secondi. Chiaramente adesso una Vicenza decisamente più offensivo. Due cambi di Marino hanno cambiato il volto della squadra veneta. Caracciolo perde il pallone sull'attacco di Vita di Gennaro, grande apertura per Ragusa, viaggio veloce a Ragusa a destra, chiude Di Cesare, lo punta Ragusa, l'ingresso in area di rigore, le finte di Ragusa, la mette in mezzo, il pallone chiuso da Caracciolo. Vita, un altro Vicenza adesso. Sampirisi si avvicina a Moretti, Moretti dentro, palla a metà strada tra Cocco e Ragusa, per colpo di testa all'indietro e facile preda di Arcani. Lancio di Arcari, non ci arriva Caracciolo, all'indietro la Verone con Caracciolo che si lamenta per un contatto con Brighenti, lo stesso Brighenti che imposta l'azione offensiva della Vicenza. Adesso la Verone, Vita, la Verone, tunnel a scaglia, poi c'è fallo di Sestu, fallo di Sestu, i danni di Vita, calcio di punizione. C'è punizione da ribattere, ordine all'arbitro che adesso sta richiamando qualcuno della panchina delle Vicenza, credo che ci sia un giocatore, un componente della panchina allontanato, un collaboratore di Marino. Si riparte con il calcio di punizione per la Vicenza, lo batte Di Gennaro. Brighenti, Manfredini, Moretti, Sampirisi, Manfredini, chiude scaglia ma il pallone è ancora della Vicenza, avanza Vita, Laveroni, l'assisto di Laveroni a cercare Ococco, Giacomelli, in mezzo ai due c'è Arcari che va in facile presa. Dall'altra parte spinge Caracciolo, se n'è accorto Merchiori, calcio di punizione per il Vicenza, direi ottima direzione fin qui davvero di Merchiori. Ragusa, si accentra Ragusa, adesso però gli spazi sono intasati, allarga per la Verone che è arrivato puntuale a sostegno, il cross della Verone, palla sporcata, il tacco di Moretti che prolunga sul secondo palo dove però non c'è nessuno. Sempre con grande calma al rilancio Michele Arcari. Corona che va direttamente fuori, si riparte con la rimessa laterale per il Vicenza. Moretti, Giacomelli, Sampirisi, Manfredini, cambia nella zona di Brighenti, ancora Brighenti, veneto di Bussolengo, Brighenti è cresciuto nel vivaio del Chievo, pallone recuperato dal
Brescia scaglia in verticale per Caracciolo, più rapido Brighenti che chiude in fallo laterale. Per la rimessa arriva Colì. Palla termina fuori, c'è anche fallo, calcio di punizione per il Vicenza. E qui forse è stato un po' troppo pignolo all'arbitro, perché ha fischiato un fallo quando sarebbe stato preferibile ad esempio per il Vicenza rimettere dal fondo. Di Gennaro alza Manfredini, Moretti, tura per la Verone, sta spingendo molto la Verone da quando sta facendo il terzino, paradossalmente sembra più insidioso rispetto a quando faceva l'esterno offensivo. Lontana di Cesare, non c'è fallo di Brighenti, qui invece c'è il fallo ai danni di Manfredini. Quello commesso dal nuovo entrato da Silva. Tra Caracciolo che ha commesso il fallo ai danni di Brighenti ma ne ha pagato le conseguenze. Questo invece è il fallo successivo fischiato da Silva. Sinistro di Manfredini a cercare Ragusa, stacca Colì. Quel pallone che rimbalza, prova a levarci Scaglia. Ci arriva invece Cocco in palleggio. Cocco poi va giù, ma c'era stato fallo in precedenza ai danni di Scaglia. E calcio di punizione a favore del Brescia. Eccolo qui, la spinta con cui Cocco butta giù Scaglia. Diciamo che Scaglia non fa nulla per stare in piedi, però insomma, la spintarella di Cocco c'è. Altra interruzione, se continua così, sono stati 3 minuti di recupero nel primo tempo, se continua così questo secondo tempo raddoppiamo. La battuta è il calcio di punizione Arcari. Stacca Caracciolo, non c'è fallo di Laverone su da Silva, rimane a terra Scaglia, rimane a terra Caracciolo, la partita diventa nervosetta. Tra l'altro in una fase della partita in cui praticamente non si sta giocando, va da un'interruzione all'altra. È molto arrabbiato Caracciolo. Questo è il gran gol di Caracciolo, il 7° del primo tempo, che ha sbloccato il risultato. Restituito da Sesto il pallone agli avversari, Vigorito lo mette con le mani sui piedi di Manfredini. Moretti, riparte le Vicenza. 19° della ripresa, 2-0 per il Brescia. Moretti. Brighenti. Laverone. Sbaglia l'appoggio Laverone, ma recupera il pallone solo per un attimo, però Vita. Caracciolo. Lo attacca Vita. Kmaida. Caracciolo. Preso in controtempo Scaglia, ma il pallone diventa buono per Sestu. Spinge Sestu, resiste all'attacco di Gennaro. Poi grande chiusura di Manfredini. Vita. Largo a destra Ragusa che prova a partire. Lo controlla Colì. Di Gennaro. Laverone prende velocità. È libero Vita a destra. Laverone scarica su Vita. Il cross di Vita deviato da Colì. Chiesto un fallo di mano. Tutto regolare per l'arbitro. Marino una furia, insiste in la Vicenza. Manfredini, Ragusa cerca il guizzo centralmente, non c'è contatto falloso e allora può ripartire il Brescia con Arcari. Ecco puntuale che arriva il replay,
crossi di vita, sì, la sensazione è che quelli la prenda con le mani, però era fuori dall'area di rigore, comunque non sarebbe stato calcio di rigore, almeno un paio di metri fuori dall'area di rigore. Vigori mette il pallone sul piede destro, anzi sinistro, di Brighenti. Laverone, Ragusa fa sfilare il pallone, a quel punto era quasi impossibile tenerlo in campo. La rimessa affidata a Rasin Colì, senegalese di Dakar. Ancora con le mani Colì, guadagna una ventina di metri la Brescia. Callori non smette di dare indicazioni suoi. Ragusa sbaglia l'appoggio da Silva, vediamo cosa inventa, cerca il guizzo, poi travolge un avversario che gli era passato davanti. Pallonetto dell'ex giocatore della prima area del Chievo, il calcio di punizione già battuto. È stato bravo Ragusa nel recupero, costringendo alla fallo da Silva. Siamo già nella tre quarti del Brescia. Moretti, apertura a cercare Sampirisi con il sinistro, calcia bene anche se non è il suo piede. Moretti larga per Laverone, questa volta il pallone di Moretti fuori misura, probabilmente il primo errore in appoggio di Moretti in questa partita. Altro giocatore a terra e... ripeto, tra interruzioni adesso per Zambelli, sostituzioni, se continua così andiamo ad almeno 6 minuti di recupero. Problemi per il capitano della Brescia, Zambelli praticamente un'istituzione, ha sempre giocato nel Brescia, a livello giovanile ha una presenza con l'Under 21 e 3 presenze con l'Under 20. È stato preso in pieno però una pallonata, l'ha centrato in Piero Sampirisi, non sta di sicuro recitando Zambelli. Si è tenuto bene il conto, questa è la quarta interruzione con intervento di uno staff medico e dunque senza le sostituzioni dovremmo essere già a 4 minuti di recupero. Con le mani Colì, c'è fallo ai danni di Caracciolo, calcio di punizione per il Brescia. Di Cesare, pallone girato per Da Silva che però aveva abbandonato la zona centrale dell'attacco della Brescia. Qui però c'è Scaglia che va a rubare il pallone, invoca il suggerimento Caracciolo, centralmente si propone Da Silva, va verso il fondo Caracciolo, cerca l'ingresso in area di rigore, il tegel di Brighenti che poi è bravissimo a tenere il pallone in campo. Colì in anticipo su Ragusa, sta vincendo il Frosinone a terra in questo momento a ridosso del Carpi. Frosinone 64, Bologna 63, Vicenza 62, le altre sono distanti. In coda, non è una bella notizia per la Brescia, sta vincendo il Crotone, sta perdendo in casa all'Entella, addirittura con il Varese. Però il ritardo della Brescia dall'Entella di 9 punti, è chiaro che insomma, la situazione classifica è a dir poco complicata. Comunque è clamoroso il vantaggio della Varese sul campo dell'Entella. Siamo nel 25esimo minuto della ripresa. Sta perdendo anche la Provercelli. Insomma, in questo momento la Brescia ha 6 punti dalla salvezza. Gioco fermo, calcio di punizione per il Vicenza. Laverone, Vita, Laverone, pallone di ritorno per Vita che va alla cross, palla tesa, Giacomelli il controllo, Giacomelli addosso ad Arcari,
La terza occasione avuta in questo secondo tempo da Giacomelli. Adesso scatta il contropiede della Brescia da Silva, costretto a retrocedere però, braccato da Di Gennaro, ruba il pallone Moretti, insiste la Vicenza, Moretti palla in verticale, fuori dalla portata di Cotto. L'idea era buona, ma il passaggio era troppo forte. Qui rivediamo invece l'occasione per Giacomelli, va a vuoto Zambelli, Giacomelli con la punta per anticipare Antonio Caracciolo, bravo a pararsi davanti il portiere della Brescia. Qui il tocco fuori misura di Vita. Ancora il contropiede della Brescia, sono 4 contro 4, attacca centralmente Scaglia, apertura a destra per Sestu, le finte, poi parte il tiro, la palla che termina fuori. Bella giocata di Sestu che disorienta Sampirisi, quel diagonale che termina fuori con Caraccio che si arrabbia un po', avrebbe ovviamente preferito l'assist. Prima Niccolì combina con Scaglia, va la scivola fuori, è rimessa in zona d'attacco per il Brescia. Siamo nel 27esimo minuto, ne mancano 18 e mezzo al 90esimo. Sarà un recupero credo piuttosto robusto. Il Brescia in vantaggio di 2 gol. Cocco, controllo di petto di Brighenti, diventa un assist per Sesto. Poi non c'è fallo di Brighenti secondo Melchiori. Contropiede della Vicenza, Moretti. Adesso è la difesa del Brescia insolitamente scoperta. L'apertura per Giacomelli che punta Zambelli. Ingresso in area di rigore di Giacomelli che la mette in mezzo con la punta. Anche qui chiedono un fallo di mano i giocatori della Vicenza. Non fa una piega Melchiori. Sesto, altro contropiede di Sesto che di fronte a Manfredini, palla in mezzo, fuori dalla portata di Caracciolo. Poi Vigorito la tiene in campo perché c'era stata una deviazione. Fallo di Colì. Veramente regolari i danni di Ragusa. Calcio di punizione per il Vicenza. Avanza la Verone. Giacomelli. Molto cresciuto in questo secondo tempo, punta di nuovo Zambelli, Giacomelli incontenibile, grande giocata, Giacomelli va al cross, pallone deviato, ancora Giacomelli. Questa volta il cross è buono per Ragusa che cerca la sponda, anzi no, va in porta, forse l'idea era quella di fare da sponda, esce fuori una traiettoria che non crea grosse difficoltà ad Arcari. Questo è il precedente fallo di mano chiesto da Giacomelli. Devo dire che Zambelli era molto vicino. Il contatto con la mano c'è stato, probabilmente un po' troppo vicino per parlare di volontarietà. Caracciolo. Manfredini in anticipo su Da Silva. Giacomelli. Un altro giocatore in questo secondo tempo. Un passo del pallone che era diretto a Ragusa. Maidat. Scaglia. Da Silva, Sestu dentro per Da Silva, lo attacca con successo Brighenti. Fallo di Colì, altro fallo ai danni di Ragusa. Espulso Calori? No, vediamo. No, no, espulso, no, 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 un componente, non Calori, un componente della panchina del Brescia. Avanza Manfredini. Moretti. Ancora Moretti. Manfredini, posizione molto avanzata da Sampirisi, va al cross per Cocco, messo fuori di Cesare, gran controllo di Moretti. Manfredini, Moretti,
sfiora il pallone Colì, lo tocca di testa quanto basta per mandare a vuoto Ragusa. Laveroni, Ragusa, Ragusa che tocca per ultimo sulla pressione di Colì, il Brescia guadagna rimessa dal fondo. Abbiamo superato la mezz'ora, meno di un quarto d'ora al 90°, il Brescia sempre in vantaggio a sorpresa per 2-0 sul Vicenza. Tanto l'espulso è l'allenatore in seconda della Brescia, Massimo Mezzini, il vice di Calori. Si trascina palla fuori Caracciolo con le mani vita. Brighenti, Manfredini, Di Gennaro, Manfredini, Moretti, Giacomelli, vita. Apertura per Laverone, fuori misura, buona la finta di Colì che sbilancia il suo avversario e guadagna la rimessa laterale per i suoi. Laveroni, Di Gennaro, vita. Di Gennaro, sull'attacco di Kmaidat, allarga per Manfredini. Moretti con l'esterno, Giacomelli non ne riesce il controllo, poi non verticalizza Kmaidat, ancora la Vicenza, Kmaidat si riprende il pallone commettendo fallo, calcio di punizione per la Vicenza. Kmaidat è uno dei tanti giocatori usciti da uno dei vivai negli ultimi anni migliori in Europa, quello dell'Anderlecht. Classe 95, è stato ammonito l'olandese marocchino, è il secondo giocatore ammonito nel Brescia, Kmaidat, dopo Scaglia. Nel conto anche l'espulsione del vice allenatore Mezzini. Pronto intanto il terzo cambio nel Vicenza, sta per entrare Spinazzola, un attaccante esterno, una mezzala, uscirà Moretti che ovviamente non ha i 90 minuti perché è stato bloccato gli ultimi giorni dell'influenza, è chiaro che con gli antibiotici insomma non può essere al massimo. Vicenza con 5 giocatori a saltare su questo calcio di punizione. Fuori gioco. Si riparte con il calcio di punizione a favore del Brescia, ecco il cambio. Finisce qui la partita tutto sommato buona di Moretti, al suo posto entra Leonardo Spinazzola, classe 93. Seconda punta, attaccante di ottime qualità tecniche. Poi Federico Moretti, il centrocampista in prestito dalla Catania. Rilancio di Arcari. Brighenti, Vigorito, Sampirisi, vita. Laveroni, chiesto un fallo di mano che c'è, calcio di punizione per il Brescia. Sì, corretta l'interpretazione di Marchiori, netto e volontario, palesemente volontario il fallo di mano di Laveroni. Calcio di punizione affidato ad Arcari, poco più di 10 minuti al 90°. Di testa De Silva, Caracciolo, anticipato dall'ottimo Brighenti. Primo pallone giocato da Spinazzola,
Sul lancio di vita però Spinazzola è chiuso da Di Cesare, scaglia, scambiato con Kmaidat che si becca con Brighenti, scaglia, aggancia il pallone di Gennaro, prova a mettere ordine Brighenti, sale Sampirisi, adesso Ragusa si è spostato sul centro sinistra, Giacomelli va al cross, mette i pugni Arcari, prova ad arrivarci Spinazzola, controllo non è granché, poi commette fallo, applica il vantaggio giustamente l'arbitro Da Silva, gestisce bene il pallone Da Silva, poi allarga per Colì, scaglia verticale per Caracciolo che è in posizione di fuorigioco. Battuta Vigorito dopo un contatto un po' stizzito con Caracciolo. Di Gennaro, Ragusa che adesso agisce a sinistra come interno di centrocampo, sale Sampirisi, prende velocità Sampirisi, va sul fondo e la cross a cercare Cocco, Arcari in uscita, poi nello slancio Cocco lo travolge, non c'è assolutamente cattiveria però nell'intervento dell'attaccante, insomma, però un gomito un po' galeotto c'era sul fianco, però non sul volto di Arcari. Determinata quella parata di Arcari in avvio di partita, avrebbe probabilmente cambiato la storia dell'incontro se quel pallone fosse entrato, la grande girata di Cocco, eravamo sullo 0-0 appena in avvio, la splendida risposta di Arcari. Poco dopo è arrivato il gol di Caracciolo, altra interruzione, questa è la quinta o la sesta, sono curioso davvero di vedere quanto recupero darà Merchiori, almeno 5 interruzioni, le sostituzioni, beh qui però non c'è intervento lo staff medico, però è chiaro che un pochino ne terrà conto l'arbitro, diciamo che sarei stupito se fossero meno di 5 minuti di recupero. Vediamo, qui credo che Marino sia stato espulso. Sì, espulso Marino. Arrabbiatissimo Marino che adesso va a chiedere spiegazioni al quarto uomo. Manfredini, Brighenti. Vita, Di Gennaro, Sampirisi, Giacomelli, Manfredini, in massa il Vicenza in avanti, parte Brighenti, sono tutti nella tre quarti avversaria. Un passo il pallone di Giacomelli che prova a recuperarlo, Caracciolo, adesso sono varchi enormi, chiaramente la Vicenza è costretta a tentare tutto per tutto. Laverone si coordina per il cross che finisce addosso a Sesto sul rimpallo di Gennaro, palla morbida di Di Gennaro, l'idea era buona ma il lancio non è stato calibrato benissimo. Palla di Kmaidat, Di Gennaro, Ragusa, Di Gennaro va in percussione, Di Gennaro al limite ancora per Ragusa che prova a girarlo in mezzo, si arrocca la difesa del Brescia, Manfredini, Vita, Laverone cerca Cocco, bell'anticipo di Di Cesare, Manfredini, Di Gennaro pedinato da Scaglia che lo attacca, fallo di Scaglia, calcio di punizione per il Vicenza. Qui il fallo ma sta attaccando il Vicenza con Giacomelli, altro giocatore del Brescia a terra,
stavolta fa giocare Melchiori. Vita, l'apertura per Laverone, il cross di Laverone, pallone messo fuori al limite di Gennaro, il tiro respinto, non è finita, arriva Vita, altra deviazione, palla in calcio d'angolo, assedio del Vicenza alla porta avversaria. Era ben indirizzato il tiro di Vita. Undicesimo angolo per il Vicenza, dalla bandierina Spinazzola, con limite fuori. Insiste però il Vicenza. Giacomelli, il cross in mezzo, allontana Di Cesare. Laverone, insiste Laverone. Il Brescia è pronto a Bentivoglio a prendere il posto di Scaglia. Zambelli, pallone verticale, lo scatto in posizione regolare di Sestum, il pallone imprendibile, netto vantaggio Vigorito. 4 minuti più recupero alla fine della partita. Brescia in vantaggio per 2-0 sul Vicenza. Spinazzola, Di Gennaro, apre Vita, Laverone, chiude subito Colì, cross di Laverone, troppo sul portiere, ben appostato, la blocca Arcari. Da Silva, subisce il tackle di Vita, un po' beccato da Silva, giocatore di grandi mezzi tecnici, a volte un pochino lezioso. Scaglia che sta per lasciare il posto a Bentivoglio. Caracciolo, lancio di Sesto, e la posizione nettamente irregolare di Scaglia. Ecco il cambio, fuori Scaglia, dentro Bentivoglio, praticamente non cambia nulla, un centrocampista per un altro, anche se le caratteristiche sono un pochino diverse. Quasi per Scaglia, che ha dato tutto come nelle sue abitudini, giocatore di grande generosità. Alla sua posta entra Simone Bentivoglio, altro giocatore di scuola Juve. Vita, meno di 2 minuti e mezzo al 90esimo. Laverone, comunque non si arrende il Vicenza, prova a riaprirla. Vita, Laverone, prova a recuperare il pallone Spinazzola, ma resta sui piedi di Sesto, che prova a partire, guadagna la rimessa con le mani. Con le mani Colì. Caracciolo, di forza vince il contrasto con Spinazzola, si batte Caracciolo. La rimessa laterale viene assegnata alla Vicenza, la voleva Caracciolo e forse non aveva tutti i torti. Laverone, recuperato da Sestu. Bentivoglio perde il contrasto, recupera il pallone su Vita. Hanno 5 minuti di recupero, forse potranno essere anche 6. Ne assegna 5 l'arbitro. Da Silva, momento duro di Manfredini che viene ammonito. Non la prende bene Manfredini, protesta in modo deciso nei confronti dell'arbitro. Adesso subentra il capitano Brighenti che va a chiedere spiegazioni. Vediamo, qui si prende il pallone, l'intervento è un po' impetuoso, eccesso di foga, per questo motivo Melchiori ha deciso di mostrare il giallo a Manfredini. Meno di un minuto al 90esimo, poi ci saranno i 5 minuti di recupero, meno di 6 minuti da giocare in questa sfida. Meno di 6 minuti a disposizione del Vicenza per cercare una rimonta che a questo punto sarebbe clamorosa, una rimonta che consentirebbe di agganciare il Bologna, non il Frosinone che, se non sono cambiati i risultati, sta vincendo per 1-0 a Terni. Caracciolo e Bentivoglio sul pallone.
se Caracciolo sta lì, dubito che la metteranno in mezzo, potrebbero giocarla corta, cercare di tenere il pallone, e così infatti. E Caracciolo se ne va verso la bandierina del calcio d'angolo come da copione. Poi va giù, non c'è stato contatto falloso, il pallone è ancora in campo. Caracciolo giustamente lo mette in fallo laterale. Potrebbe però anche aver commesso fallo, vediamo cosa decide l'arbitro. Sì, calcio di punizione a favore della Vicenza. Parte di Gennaro rischiando qualcosa di perdere altro tempo perché il pallone forse era in movimento. Brighenti. Manfredini. Pubblico si lamenta per il 5 minuti di recupero, secondo me non solo ci stanno tutti, forse ce ne poteva stare anche uno in più. Palla in mezzo, Cocco ha cercato di mandare in profondità due suoi compagni di squadra, una volta molto attenta alla difesa del Brescia, sono stati particolarmente concentrati questa serie di difensori di Calori. Ancora il contropiede con Da Silva, grande palla, pallone per Caracciolo, l'uscita del portiere, Caracciolo! Fa esplodere Legamonti, cala il sipario sulla partita, ancora all'Airone, 3-0, clamorosa impresa del Brescia contro il Vicenza, prima di questa giornata, seconda in classifica. Doppietta di Caracciolo. C'è un po' di trambusto in tribuna, ma devo dire è stato immediato, tempestivo, direi anche efficace l'intervento degli steward. È tornata subito la tranquillità. Partita chiusa, 3-0 di Caracciolo, 4 minuti da giocare, grandissimo Brescia ma anche Vicenza irriconoscibile. Intanto si riparte con il calcio di punizione a favore della Brescia con Arcari. La battuta di Arcari. Di testa Caracciolo. Palla in verticale, lo scatto di Spinazzola, esce fuori dai confini della propria rigore Arcari. Un bel piattone a mettere il pallone in fallo laterale. Laverone, Brighenti, impostazione da parte di Ragusa, poi l'azione proseguita da Giacomelli che va al cross, Vita, controllo di Vita che poi cerca il sinistro che non è granché. Adesso attenzione ancora al contropiede della Vicenza perché Sesto a tratti imprendibile. Poi Bentivoglio preso in contropiede, sporca il pallone alla Verone, rilancio di Colì, parte sul pallone Da Silva che è in posizione regolare, c'è contatto, attenzione che arriva l'arbitro, addirittura rosso, evidentemente è stato giudicato a chiara occasione da gol, anche se il pallone andava verso l'esterno. Vediamo, Da Silva, c'è la spinta di Ragusa, il pallone andava verso l'esterno, non so. Diciamo che non è un rosso inventato, ma un rosso molto molto severo. Fosse andato in centralmente Da Silva, direi che non c'erano dubbi sul rosso. Però Ragusa e Da Silva stavano allargandosi. Insomma, la traiettoria non credo che avrebbe portato. Vediamo da qui. Una manca un po' distante all'area di rigore. Ma forse è un rosso troppo severo. Ripeto, sicuramente non inventato. È una di quelle situazioni borderline. Finisce male questa partita per il Vicenza. Vicenza davvero irriconoscibile.
anche se ad esempio ha avuto all'inizio del secondo tempo 10-15 minuti in cui, soprattutto con Giacomelli, che vedete qui discutere un po' polemicamente con l'arbitro, ha avuto diverse occasioni per riaprire la partita. Siamo nell'ultimo, anzi no, se n'è anche andato il quinto minuto di recupero, siamo già nel sesto, si chiuderà con questo calcio di punizione. Potrebbe calciare Di Cesare addirittura, c'è anche Caracciolo. Tanto cambio nel Brescia. Entra Alberto Bognotti, classe 95. Esce Quaggiotto. Ha giocato un'eccellente partita Quaggiotto, giocatore di grande sostanza, quando parte in progressione può far male. Al suo posto entra Bognotti. La partita finirà con questo calcio di punizione alla battuta o Di Cesare o Caracciolo. Siamo addirittura nel settimo minuto di recupero. Parte Di Cesare in corsa breve. Di Cesare, palla fuori. Fischia l'arbitro. Grande impresa del Brescia che a sorpresa travolge addirittura il Vicenza. Finisce 3-0 con la doppietta di Caracciolo e in mezzo il gol di Benali. Super spot. È una vittoria quella del Brescia che ovviamente regala grande soddisfazione ai suoi tifosi, ma anche l'amarezza di quello che poteva essere non è stato. Insomma, che il Brescia con questa squadra sia penultima in classifica, davvero è difficile da comprendere. È difficile da comprendere anche la prestazione un po' sottotono della Vicenza in un momento decisivo della stagione, ma resta comunque un campionato strepitoso quello della squadra di Marino, che comunque nonostante questa sconfitta, per 4 giornate dalla fine è in corsa per la promozione diretta. È finita 3-0 con i due gol di Caracciolo e il gol di Benali. Il Brescia ha battuto il Vicenza. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.